Lui si chiama Riccardo Grassi, ha 31 anni, arriva da Castelvolpino, provincia di Bergamo, e lavora alla caffetteria Caprini di Lovere. Riccardo Grassi! Bene, siamo pronti, quindi Riccardo. Pronti? Pulsante rosso. Fra, musica. Via! Fiducia. La fiducia, signori, è una condizione dell'essere umano. Difficilmente viene concessa ad un estraneo, anche perché comporta lasciarsi trasportare senza paure e senza pregiudizi in una realtà che coinvolge l'emozione. Io sono Grassi Riccardo, per voi un estraneo, un semplice barista che oggi però vuole essere per voi quell'emozione. Vi chiedo quindi di fidarvi di me, perché voglio esaltare i vostri sensi e annullare la realtà che vi circonda. Se siete pronti, sforzatevi, svuotate la vostra mente, liberate il vostro cuore e dimenticatevi del motivo per cui siete qui. Venite un attimino con me, dall'altra parte del mondo, là dove per me tutto è iniziato, lì dove sono nate le mie emozioni, in quel posto unico, meraviglioso e indimenticabile, che è Panama, sulle montagne della regione di Pedra de Candela, sul confine con il Costa Rica. Siete fermi, immobili, nel bel mezzo di una piantagione di caffè. Ma signori, non una piantagione qualsiasi, quella del mio caffè, che è un caffè gourmet, raccolto e selezionato a mano. Immaginate il frutto di questa meravigliosa pianta, impeccabile nel suo aspetto. E sognate il risultato finale che avremo in tazza, un espresso da una buona corposità, ben bilanciata, caratteristica tipica dei caffè centroamericani lavati, con un'impronta decisa di malto, tinte floreali, cacao, ibisco e lievemente agrumato. Signori, vado adesso a prepararvi il vostro sogno. Grazie. E facciamo un applauso a Riccardo Grassi. Io direi, Davide, che intanto che il nostro Riccardo prepara i suoi espressi, tu puoi iniziare con il nostro concorso Vinci un workshop gratuito presso la Trismoca. Esatto. In questi giorni, durante le competizioni, facciamo delle piccole domande sul caffè o su quello che i nostri baristi ci raccontano. In palio c'è un corso gratuito che la Trismoca offre di 6 ore per quanto riguarda la caffetteria, quindi le attrezzature, l'espresso, il cappuccino e la manutenzione. Quindi vediamo se sono stati attenti. Che caffè sta utilizzando Riccardo? Bravissimo. Che caffè sta utilizzando Riccardo? Alziamo la mano. Vai là, Davide. Qualcuno lo sa. Quel ragazzo lì. Proviamo. Panama. Esatto. Ha vinto un corso gratuito. Signori, vi invito ad una degustazione guidata passo passo da me, perché solo io posso riuscire a trasmettervi tutte le caratteristiche e le qualità del mio espresso. Gentilmente quindi vi invito a procedere ad un'analisi visiva della sua crema, color nocciola leggermente più chiara. Portando gentilmente la vostra tazzina al naso e facendola roteare, percepirete subito una delicata fragranza floreale. Prego. Poi inizio a accennarvi col primo cucchiaino alla vostra sinistra, che una volta sporco potrete riporre nel bicchiere vuoto davanti a voi. Gentilmente analizzate la sua crema, delicatamente, una crema importante, compatta e a trame molto fitto. Adesso finalmente potete degustarlo. Al palato, subito, percepirete una piacevole acidità, accompagnata però dal sentore principale del mio espresso, il malto, quel malto che piano piano andrà a lasciare spazio a quella nota piacevole e duratura data appunto dal cacao. Signori, Panama, grazie. E bravo Riccardo, ha finito anche lui la presentazione del suo espresso impeccabile, sia dall'aspetto
visivo, quindi la descrizione della crema, l'elasticità, e poi è passato alla descrizione gustativa con le sensazioni fantastiche di questo prodotto. Adesso dedicherò in rigoroso silenzio la mia massima concentrazione alla preparazione dei miei cappuccini. Grazie. Massima concentrazione. E sono passati 5 minuti. Vediamo se siamo stati attenti ancora una volta alla descrizione olfattiva dell'espresso di Riccardo. Chi si ricorda la prima sensazione olfattiva che ha detto Riccardo? Proviamo. Sensazioni floreali, giusto, bravo. Espresso col latte donerà il cappuccino sentori di cacao, caramello e cioccolato bianco, quella dolcezza che non sarà limitata al vostro assaggio ma sarà duratura nel tempo. Prego. Due cappuccini di Riccardo sono stati serviti. Riccardo ha utilizzato una tecnica chiamata latte art, ha presentato alla giuria una figura che si chiama tulip, in questo caso un tulip a tre elementi. Ed è molto difficile mantenere la calma quando siamo in competizione, soprattutto davanti a così tanta gente, vero Davide? Esatto. Si trema sempre, eh? Lo posso assicurare, non è facile, assolutamente. Vedete la nostra giuria che si sta consultando col capo giuria, che in questo caso è Mariano Semino, e la nostra giuria sta utilizzando un sistema innovativo di score sheet su iPad, quindi tutti i dati saranno registrati su un server, quindi al termine della competizione noi avremo il punteggio, che però oggi non verrà mostrato subito dopo la fine di ogni concorrente. Dicevamo dolcezza, una caratteristica fondamentale per valorizzare al meglio certi prodotti e che molte volte è sinonimo di bontà. Buona degustazione. Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E a voi, buona degustazione, signori. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh,
Signori, adesso arriviamo ad una delle fasi più delicate e significative della mia gara. Un momento che mi auguro con tutto il cuore possa trasmettervi a voi le stesse emozioni che io ho provato la prima volta, appunto, che le ho vissute. La preparazione del mio drink ha comportato lo studio di tutti quei sentori, quei profumi e quegli aromi che potessero esaltare al massimo il mio espresso nella bevanda. Malto, del quale ne abbiamo un'impronta decisa e marcata. Agrumi, che donano quella piacevole acidità agrumata. Carcadè, perché deriva direttamente a quel tipico fiore tropicale che è l'ibiscolo e quella piacevole nota finale data appunto dal cacao. Nel cercare di ottenere il massimo da questi elementi è nato il mio drink, che non sarà apprezzabile solo da un punto di vista gustativo, ma anche sensoriale. Difatti, davanti a voi trovate un bicchiere capovolto su un contenitore che accoglie due dei miei ingredienti, il carcadè e chicchi al mio caffè. Mentre vado a prepararvi l'espresso, la base del mio drink, vi chiedo di iniziare ad apprezzarne olfattivamente le sue caratteristiche floreali. Grazie. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole. Continuiamo con le domande per vincere i nostri buoni percorsi di formazione. Guardiamo se qualcuno sa il paese di origine del caffè, della pianta del caffè. Dove è nato il caffè per la prima volta? Dove è stato scoperto? Qualcuno lo sa? Là in fondo. Cantare. Oh, oh, oh. Etiopia. Etiopia, giusto. Bravo. Felice di stare qua. Nel frattempo vediamo che Riccardo... 3 minuti. Gentilmente, adesso, vi chiedo di versare il vostro espresso all'interno del bicchiere che avete appena assaporato e iniziare sempre solo olfattivamente a percepire la prima complicità che si viene a creare fra il profumo del mio espresso e il floreale esaltato al massimo. Prego signori, fate pure roteare il bicchiere, solo olfattivamente. Adesso, mentre assaporate il mio drink olfattivamente, inizio a accennarvi all'ultimo ingrediente della mia bevanda. Un estratto di sciroppo creato da me, con tutte le caratteristiche del mio espresso. Gentilmente vi chiedo di versarlo completamente all'interno del bicchiere. E sempre, solo olfattivamente, far roteare il bicchiere, in modo tale che al naso possiate iniziare a percepire quella piacevole dolcezza data dagli agrumi, che non nasconde in alcun modo né il profumo del mio espresso né tantomeno l'esaltazione del suo floreale. Adesso, gentilmente, potete degustarlo. Al palato subito percepirete complicità fra acidità e dolcezza ottenuta grazie agli agrumi, sempre marcati i sentori del mio espresso e l'esaltazione finale della nota di dolcezza. Signori, prego attenzione, il mio drink, che all'apparenza può sembrarvi semplice e banale, ma credetemi che dietro la preparazione di questo estratto di sciroppo ci sono state ore di sacrifici, studi di tempi, dosi e metodi di cotture. In questi 3 grammi c'è tutto il mio impegno. Sono racchiuse tutte le caratteristiche, né una né meno, del mio espresso. Il malto, gli agrumi, il floreale e il cacao. Se in parte sono riuscito a trasmettervi quello che io ho provato nel creare tutto questo, oltre che ad esserne onorato, sarò anche soddisfatto, perché avrò la certezza, e me lo auguro, che da oggi una parte di me, della mia vita, una parte del mio sogno, una parte del mio Panama, di quel Panama che tanto ho faticato per estrarre al massimo, da oggi mi auguro possa venire con voi. Grazie. Trenta secondi.
Questo, signori, è il mio tempo. Stop. Stop, Riccardo Grassi.